Salve a tutti, eccoci a un nuovo video della YouTube Pagan Challenge. Allora, questa è la 21ª settimana e ci viene chiesto se abbiamo un grimorio o libro delle ombre. Allora, la risposta è sì, cominciamo da questo. 1, 2, 3. Ce li ho, però non vi scaldate perché dentro non c'è praticamente nulla. E questo è una diretta conseguenza della cosa che ho spiegato nel video sul diario specchio. Ovvero, io magari comincio a fare qualcosa, ci metto anche un bel po' di impegno, però poi dopo un po' di tempo non mi piace più. Quindi o smetto di lavorarci oppure in certi casi addirittura butto tutto via. Il libro delle ombre purtroppo per me non fa eccezione. E questa cosa mi dispiace tantissimo. Però ultimamente le cose stanno un pochino cambiando, quindi sto pensando seriamente a trovare il modo per far funzionare la cosa. Quindi lavorare al libro delle ombre in modo da farmelo piacere e quindi non stancarmene. Però voglio un attimo farvi vedere la cronistoria dei miei libri delle ombre. Magari mostrerò qualcosina, ma non è nulla di che, quindi potrei farlo o non farlo, ora vedremo. Il primo che ho preso è questo qui, che in origine non era così, l'ho cambiato io, era marroncino e aveva anche una tipo decorazione marmorizzata. Io l'ho rivestito, ho fatto questo effetto, non so se si vede, tipo vagamente tipo la pelle, insomma, con carta velina, colla e vernice, quindi nulla di che. E questo qui l'ho preso almeno 10 anni fa, me lo regalai come premio per il mio primo esame, è andato bene. E tuttavia ci ho lavorato veramente pochissimo per i primi anni. Poi a un certo punto finalmente ho deciso di metterci dentro qualcosa e fondamentalmente si trattava di qualche invocazione, qualche ricettina, qualche formula. C'era pure qualcosa di incollato qui, ma l'ho staccato a un certo punto perché non mi piaceva il risultato. Principalmente ci sono alcune ricette qui dentro, messe a casaccio perché non mi piace organizzare troppo secondo un ordine preciso le cose. Ancora ricette, qui fondamentalmente c'è solo quello e non ce ne sono molte in realtà. Il libro è, se ne avrò riempito un ventesimo, già assai. Una pagina qui dedicata a Ecate, ma giusto con una formuletta. Metto al contrario perché non mi piace che comunque si leggano le cose che ho scritto così in pubblico. E quindi fondamentalmente questo qui si può dire che sia ancora vergine, quindi non intendo buttarlo via. Al limite le cose che ho messo potrei strapparle o coprirle, quindi di fatto potrei riciclarlo benissimo questo qua. Poi a un certo punto l'anno scorso, sì, di questi tempi l'anno scorso, ho trovato questo qui in una libreria a Napoli. Questo qui in realtà è una piccola agendina però senza righe della Paper Blanks. Questi qui fanno dei diari molto belli anche esteticamente e per questo mi ha colpito in effetti. Sono un bilancio, capitemi. Questo qui ci ho lavorato un pochino di più, anche se al momento è praticamente vuoto perché ho tolto tutto quello che potevo togliere. Con questo libro avevo preso la fissa di non scrivere nulla sulle pagine, semplicemente di prepararmelo al computer con Photoshop, stamparle, invecchiarle e poi incollarle qua su per avere un look più pulito possibile. Siccome io sono una capra con la grafia a scrivere, preferivo un look decisamente più ordinato, stampato, insomma. Solo che a un certo punto mi sono stancato anche di questo e quindi mi sono armato di santa pazienza e ho staccato tutto ciò che era incollato, piano piano ho tolto la carta dalle pagine, infatti in alcuni punti si vedono ancora bene le tracce della colla, forse, non lo so se si vede. Altre pagine invece mi ero preso la briga di invecchiarle direttamente sulla carta, come questa qui, per poi incollarci alcune cose sopra. C'è un'unica pagina qui invece sulla quale ho scritto che è Tabella delle ore planetarie. E questa qui ce la lascio perché mi dispiace strapparla. Però le altre pagine le ho rimosse tutte quante.
e alcune le ho conservate nel vecchio libro. Vediamo se. Ecco, erano più o meno in questo stile le pagine che preparavo. Quindi tipo grimorio medievale. Poi c'era questo qui, simboli vari che incollavo. E quindi anche questo qua in effetti adesso al momento è pressoché vuoto e intendo riciclare questo qui con tutte le nuove idee che ho messo insieme ultimamente, però sono indeciso su come farlo, ovvero non so se scrivere direttamente sulle pagine oppure riprendere a incollare cose. Magari devo esercitarmi prima bene a sviluppare una grafia decente, dopodiché magari sarò abbastanza sicuro per scrivere quassù. Però quello che intendo fare è invecchiare tutte le pagine, questo sicuramente. Mi armerò di caffè oppure di tè, le ingiallirò tutte quante, dopodiché vedrò il da farsi. Però questa qui penso che sarà la base su cui costruire il mio prossimo libro delle ombre. E non mi importa che sia piccolo così, perché in realtà non è che devo metterci tantissimo. Per me il libro delle ombre, per me non ha senso metterci cose che so ricordare a memoria, quindi i sabba, le corrispondenze, queste cose qua io non sento di doverle mettere nel libro delle ombre. Più che altro quello che mi interessa sono le ricette, le invocazioni, tutto ciò che mi è difficile ricordare, quello preferisco mettere qui dentro, in modo che posso andare a riprenderlo quando voglio. E ricordarmelo, però le cose che faccio d'abitudine e che so a memoria non ha molto senso per me. Magari dedicare qualche pagina a certi lavori specifici di meditazione, quello magari può essere interessante. Sicuramente qualcosina sulla divinazione, ma non tanto i significati, più che altro cose di altro genere che non sto qui a dirvi. E poi quest'ultimo, che sembra grosso, ma in realtà è un formato non esagerato, questo qui non l'ho comprato, l'avevo già in casa, e anche se voi lo vedete così, che sembra pelle, in realtà questo qui è semplice cartoncino che io ho dipinto e trattato in modo da avere l'effetto della pelle. E questo qua è un libro che in realtà è tutto già scritto, tutto già stampato, vedete? Questo libro altro non è che, vediamo se trovo la pelle, Viaggio al centro della Terra. Questo qui l'ho trovato in casa, non so se fosse mio di quando ero piccolo oppure di qualcun altro in casa, però sta di fatto che nessuno l'ha reclamato, quindi me lo sono sgraffignato, l'ho reclamato io e ho deciso di fare qui su. Inizialmente questo qui doveva essere il mio terzo libro delle ombre definitivo, perché ho iniziato a lavorarci in un modo che mi piaceva, solo che poi mi sono stancato anche di questo e quindi ho deciso che tutte le pagine che ho fatto quassù, che non sono nemmeno tante poi, le utilizzerò come esperimento, quindi sarà un po' un libro degli schizzi questo qua. E dunque le cose che riesco a fare quassù e che mi vengono bene, magari poi le trasferirò un giorno nell'altro libretto. E questo qui ha molte più pagine, quasi 200, quindi è perfetto per fare tutti gli esperimenti del caso. In particolare qui ho fatto incantesimo di protezione e di benedizione. Poi vediamo che trovo. Qualcosina sulle costellazioni che hanno una certa rilevanza per me. Qui andava aggiunto del testo che poi non ho aggiunto. Vabbè, io lascio tutto in sospeso prima o poi. Vediamo dov'è qualcos'altro. C'è qualcosa? No. Ah, ecco, queste sono le ultime che ho fatto. Luna e sole. Anche qui andava aggiunto un bel po' di testo che non so se metterò in seguito, giusto per ricordarmi cosa devo mettere. Qui ci andava una ricetta che non ho scritto, però c'è il titolo. Un altro paio di ricette qui. E io sono una capra a disegnare, però queste qui mi sono venute abbastanza bene. Semplicemente ho usato gli acrilici e poi pennarello nero per scrivere sugli colori scuri, oppure pennarello argento per scrivere. No, scusate. Pennarello nero per scrivere sui colori chiari, pennarello argento per scrivere sul nero o i colori scuri. Qui un altro paio di ricette che non ho scritto, ho fatto solo gli sfondi. E poi c'è qualcos'altro. Bellissima sta cosa delle ricette senza eccetto scritta. Vabbè.
credo che questa qua sia l'ultima pagina rimasta che ho fatto, un semplice esperimento di arte per facilitare la meditazione, giocando sulla simmetria, sui colori sparsi lì, e poi si chiude il libro e si riapre e si lascia asciugare. E questo in realtà non c'è nient'altro, quindi perciò vi ho detto di non scaldarvi quando ho mostrato i libri, perché purtroppo, come accennato, io non sono capace di portare a compimento questo tipo di lavoro. Ora, con quello lì che ho svuotato, diciamo, proverò a fare qualcosina, però è un lavoro che necessita di ispirazione fondamentalmente, quindi finché l'ispirazione non arriva rimarrà un po' così. In realtà non è questo gran problema, diciamo che mi secca il fatto di non riuscirci, però non è che ne abbia veramente bisogno. Difatti sono andato benissimo avanti finora senza, o comunque con quel poco di lavoro fatto. La verità è che la maggior parte delle cose io tendo a ricordarmele, quindi in realtà pure un'agendina qualsiasi andrebbe bene come grimorio per me. Solo che, quanto bilancia, mi piace lavorare a qualcosina che poi possa risultare bello per me e che sia colmo di significato, solamente che poi ho questo brutto vizio di abbandonare i miei progettini. Quindi chissà, vedremo come andrà, e questo è quello che avevo da dire e mostrare sul mio libro delle ombre, o meglio, i miei tentativi di libro delle ombre. Mi interessa tanto vedere quello di qualcuno di voi, non per forza il contenuto, però mi interessa sapere più che altro come fuori, come lo impostate, queste cose qua, giusto per parlare, per fare due chiacchiere, nulla di più, perché capisco che comunque è una cosa che deve restare più personale possibile, ed è giusto così. Quindi con questo vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!